Ciao! In questo video, che penso che saranno due, lo so perché ho tantissime cose, secondo me lo dividerò in due perché sennò sarà lunghissimo, vi farò vedere tutte le collezioni natalizie che stanno uscendo o che sono uscite in questi giorni. Adesso passiamo alle collezioni più low cost. Passiamo a Debbie. Debbie è uscita con la nuova collezione natalizia con 4 eyeliner glitter maxi, perché sono veramente cicciottissimi. Uno è grigio viola, no, questo è grigio, scusa, questo è antracite, che è il numero 03 antracite. Yeah, Gabri, ce la puoi fare. Poi c'è l'oro, che è questo qua, che è il numero 04. Il viola, che si chiama Violet, che è lo 06, e il blu, che è il blu ed è lo 05. Ve li faccio vedere perché è lo stesso che ho messo qua sopra le ciglia, perché io questi eyeliner non li uso solo come eyeliner. Ce la faranno i nostri eroi, sì. Allora, questi rilasciano solamente i glitter e non rilasciano colore. E a me questi piace tantissimo metterli solo sulle punte delle ciglia, perché soprattutto questo, tipo questo che ha un colore scuro, sulle punte delle ciglia vi darà una luminescenza particolare. La gente vi dirà: ma ti brillano gli occhi, senza capire che il brillare arriva dalle ciglia e non dai vostri occhi. Quindi, se avete un eyeliner in glitter a casa, provate a metterlo solo 2 o 3 passate sulle punte delle ciglia. Vedrete che è un effetto bellissimo. Poi, sempre di Debbie, ci sono due ombretti, uno opaco nero e oro, che è la versione 02, e poi c'è la versione 01, nero opaco e invece argento con i glitter, anche questo nero con oro con i glitter. Poi due smalti, oro e argento, sempre di Debbie, colore oro-argento. Ecco, e hanno dei micro glitter e poi anche dei bastoncini. Poi se passiamo a Pupa, Pupa ha fatto questa collezione bellissima. Vi faccio vedere i 4 smalti, un rosso cream, un rosso tutto satinato, glitterato. Bellissimo. Bastoncini oro e invece effetto oro glitter microscopici. Glitter microscopici è lo 001, il rosso è il 173, il rosso glitterato è il 174 e i glitteroni oro top coat è 001. Poi ci sono anche 3 rossetti, fluid matte, in 3 versioni di rossi differenti, dalla più chiara alla più scura, 54, 55, 56, sono 3 versioni di rossi, uno più chiaro, c'è il 54 più chiaro, il 55 medio, il 56, 55, sì, 56 è più scuro. Tutti e 3 molto 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 belli. Questo qua è il 56, è quello che rimane più ciliegioso. Bellissimi. Poi un rossetto balsamo che mi è piaciuto tantissimo, che è anche quello che indosso in questo momento, è questo sempre della collezione, appunto questa qua di Pupa, che è la Red Queen, e si chiama Balm Elixir ed è bellissimo perché è fatto così a penna e poi ha questo ciondolino molto molto carino che pende, che potete anche togliere con la corona, molto carino. Poi c'è anche una polvere illuminante nella sua confezione di legno, buonanotte, di cartone, molto simile alle meteorite di Guerlain, con il suo puffettino, e solo che questa invece è in versione polvere. E poi il pezzo forte, secondo me, di tutta la collezione di Pupa è questa, che è la Red Queen Highlighter, è lo 001 ed è un eyeliner. E l'eyeliner, buonanotte, un illuminante fotonico, è bellissimo, sia bellissimo come pattern, vedete? E si è bellissimo proprio come illuminante, che è super 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 luminoso. Questo è un altro dei pezzi che tengo da parte, che devo mettere subito nella mia pochettina. Poi passiamo a Glossip. Glossip è uscita con la collezione tutta d'oro. Qua vedo solamente cose d'oro. Eccola qui.
pochettina, poi ha fatto 4 rossetti velvet lip, che sono tutti sui toni del rosso, carne e rosa. Matita nera con i glitterini e poi un super mascara. Mi sono sempre trovata benissimo con i mascara Glossip, infatti non vedo l'ora di provarlo. Oppure c'è anche una limited edition, una palettina così, a due colori, un nude e un mauve. Io ho la versione mauve, guardate che fa un po' la Naked, anche con il pennello da una parte con lo sfumino, dall'altra invece con le setole. Bella perché ha sia colori glitterati che satinati che opachi, molto molto bella questa. Poi passiamo a Deborah. Deborah ha fatto 4 palettine, che anche queste qua sono perfette come regali di Natale. C'è la versione 3 che è la Pastel Fantasy, la 4 che è la Burgundy, la Bordeaux, la 2 che è la Grey, la grigia, e la 1 che è la Gold, che è la più nude. Si chiamano Smoky Eye XL e appunto hanno tutti i colori, molto portabili. Anche in questo caso ci sono dei colori glitterati, satinati o opachi nelle 4 versioni. Eccolo qua, questa qua un po' più sui toni del grigio viola, questa qua che è la 4 che è sui toni del blu appunto burgundy, e questa che è la Pastel Fantasy, la numero 3, che ha dentro il rosa, dentro il grigio, ha dentro il verde, ha dentro un po' di tutto per venire un po' incontro a tutto, a tutte le esigenze. Poi sempre Deborah ha fatto una collezione oro rosa, oro bianco e oro giallo, 3 palettine. La prima è la 11 che è questa sui toni del rosa, questa è la 10 che è sui toni dell'oro argento, cioè dell'oro bianco, e questa invece è la 09 che è la collezione, è la palettina sui toni dell'oro giallo. E mi piace tantissimo perché anche in questa occasione ci sono colori sia satinati che opachi che glitterati. Ha fatto ovviamente anche gli smalti metal delle 3 colorazioni dell'oro, 02 argento, 01 oro e 03 metallo oro rosa, e poi ha fatto anche i rossetti oro giallo, l'ha fatto appunto un nude brillantato, poi che è il colore 01 metal, oro rosa ha fatto un nude brillantato però appunto sui toni del rosa che è lo 03, e poi c'è invece questo qua l'argento che l'ha fatto un po' più sui toni del rosso che è lo 02. Bello con queste pagliuzze argento molto molto belle. Abbiamo finito? No, ci rimane ancora Kiko. Allora, presto che tardi ce la possiamo fare. Di Kiko voglio segnalarvi queste due di questa nuova collezione appunto natalizia di Kiko. Questo che è la Gold Tan, che è la colorazione 01, che è una terracotta, cioè un bronzer illuminante terracotta. Guardate, c'è la versione, no terracotta, sì, i fard cotti, cioè i blush cotti. Questa è la versione appunto di terra, e invece questa parte qua è la versione illuminante. E anche la terra rimane comunque luminosa, non rimane una terra opaca. E questa è la 01 Gold Tan. Poi c'è anche il blush, questo io ho il 01 Lively Coral, e anche questo qua è un double color. E perché ha questi come se fossero marmorizzati i blush cotti, ed ha appunto questo rosa mischiato con questo beige bronzo, anche questo molto molto luminoso. E poi un altro dei prodotti che devo tenere già da mettere nel beauty, questo che è un duo intense color lip kit. Qui dentro c'è un rossetto e una matita, e di questo rossetto ho visto il colore, ho detto ok, è lui, colore matte. Ho visto il rossetto, cioè ho visto il colore che mi piace tantissimo, ed è appunto un rossetto opaco, e questo è lo 02 in questo kit. Anche questi qua sono perfetti come regali di Natale.
Vi ho fatto vedere tutte le collezioni nuove? Sì, ce l'ho fatta! Spero tanto di esservi stata utile. Vi raccomando, qua sotto nel box informazioni vi lascio anche il blog, perché di alcune di queste collezioni ho fatto anche le foto sul mio blog. Vi ricordo il mio blog, che è lemongeador.com. E volevo dirvi che queste qua appunto sono anche delle splendide idee per il regalo di Natale da farvi o da farvi fare. E niente, se vi è piaciuto un bel pollice in su, ditemi qual è il vostro pezzo preferito, iscrivetevi se non vedrete perdere tutti i prossimi video. E niente, buona giornata, ciao!